Il cibo rappresenta per molti pazienti una fonte di consolazione. Questo soprattutto può essere legato a problematiche relative alla propria sfera personale oppure stress dovuti alla vita di tutti i giorni. La sera è il momento più pericoloso nel quale una persona si ritrova da sola e può ritrovarsi a mangiare senza controllo alimenti che poi non contribuiscono certamente a aumentare il suo stato di salute, ma anzi a volte possono quindi peggiorarlo e anche peggiorare il peso corporeo. A volte ci sono invece dei soggetti che applicano delle restrizioni alimentari che possono essere di tipo selettivo e che quindi sono spaventate dall'assunzione di determinati cibi, oppure applicano restrizioni perché non si piacciono e non si accettano nella loro fisicità. E tutti questi tipi di disturbi sono affrontati dal biologo nutrizionista, il quale anche qui ha il compito di accompagnare i pazienti creando dei piani alimentari adatti per cercare di riportare un equilibrio, questo equilibrio che insomma è andato perso.